negli anni 70 il caso vuole che fu seppellito in una struttura non si sa quale, ma una struttura istituzionale, un ospedale, una posta, una struttura pubblica, un gioiello potentissimo. Tutti quanti si misero alla ricerca di questo gioiello. Prima avevano demolito la posta e non lo trovarono. Ma allora può essere che dentro l'ospedale, demoliamo l'ospedale. Ma come possiamo demolire l'ospedale? No, diciamo, facciamo un parco, tanto ammucconiano, mettiamo alberi, cose, demoliamo. Tutte le macerie. Vabbè, le macerie non le guarda nessuno, le macerie le seppelliamo in qualche foresta, in qualche anfratto di un bosco, tu non ce l'hai un paghetto di terra, ne riempiamo tutto lì. Mi aggraffio il pavimento. E stanno cercando sto gioiello. Ma il consiglio che io do, il gioiello forse non è un gioiello materiale, ma è un gioiello spirituale. Un gioiello che tutti quanti dobbiamo svegliarci. Dobbiamo comprendere che nel momento in cui, che io veramente rimango basito per questa barbarie intellettuale, sì, la piazza, tutti gli architetti, sì, io la vuoi fare così, io colì, ma le macerie non è che viene fatta turchina e le mette dentro un cassetto e le fa scomparire. Per quel già le macerie delle poste, io non lo so che cosa, quale cava, quale... Sì, ok, c'è l'azienda, tutto in legge, tutto per legge, sono tutte state differenziate, ovvio, perché le macerie e le polveri si possono differenziare, non esistono. Ora, io inviterei i galantuomini di questa terra, che hanno una coscienza, nel comprendere che non possiamo più creare rifiuto. Allora, di quella struttura che ha visto nascere, morire, ha curato, ha miliardi di storie, è intrisa di memoria, creiamoci un centro culturale, creiamoci un centro davvero sociale dove possiamo dare accoglienza, dove possiamo far creare progetti, dove possiamo far divenire questa Catania la perla del Mediterraneo. Creiamo dei ponti, creiamo l'accesso per il parco dentro l'ospedale, ma non demolire l'ospedale. Credo che dopo la posta di Viale Africa, questo sarà un enorme atto barbarico e mi meraviglio di tutte le persone che sono compiaciute. L'ipocrisia è passata, basta, è tutto davanti ai nostri occhi. Quello là è un volume di macerie incredibile. E soprattutto la memoria va rispettata. Quelle strutture vivono, respirano, anche se voi ci vedete denaro, ci vedete tante fantasie. No, dovete guardare oltre. Buonanotte.